La completa digitalizzazione della macchina pubblica rappresenta l'unico futuro possibile per la PA. Queste le parole del ministro Bongiorno in occasione della prima conferenza dei responsabili per la transizione al digitale organizzata dall'AGID lo scorso 13 febbraio. Una direzione in cui il ministro della Funzione Pubblica crede profondamente, come sottolineato anche nel corso di un'intervista realizzata per Il Sole 24 Ore. Io credo che tra poco tempo la digitalizzazione sarà talmente importante che sarà più importante quasi la pubblica amministrazione, nel senso che si trasformerà proprio, la pubblica amministrazione sarà solo digitalizzata. Perché la pubblica amministrazione possa trasformarsi concretamente in tal senso, sono necessari non solo interventi strutturali e normativi, ma anche delle azioni di informazione che raggiungano tutti gli attori coinvolti nel sistema. Formez PA, con una delle linee di azione del progetto Italia Login, contribuisce attivamente alla creazione di quella cultura necessaria per un cambiamento sostanziale della pubblica amministrazione. Il progetto Servizi Digitali è realizzato nell'ambito della convenzione tra Formez PA e AGID per l'implementazione e la gestione dell'assistenza ai cittadini per l'utilizzo della piattaforma Italia Login e ha come obiettivo quello di contribuire ad accrescere la diffusione della cultura e delle competenze d'uso necessarie all'interno della pubblica amministrazione per l'adozione dei servizi digitali. Tra le azioni messe in campo con il progetto, un ciclo di seminari online destinato agli operatori pubblici e ai cittadini. Sono state realizzate una serie di attività di informazione e di comunicazione, tra le quali quella sicuramente più rilevante è il ciclo di webinar sull'innovazione digitale, che è rivolta a cittadini e funzionari della pubblica amministrazione interessati a conoscere quali sono i servizi già a disposizione o per i quali si sta lavorando che possono contribuire a migliorare il rapporto tra la pubblica amministrazione e l'utenza dei cittadini. Abbiamo lavorato proprio sulle figure chiave per l'innovazione, quindi il responsabile della transizione digitale, il responsabile della gestione documentale e il responsabile della protezione dei dati, l'attuale DPO. Abbiamo parlato di data center, di cloud, di SPID, quindi di piattaforme abilitanti ai servizi, PagoPA, e ci siamo anche incentrati sul design kit. I webinar sono stati diffusi e promossi attraverso il sito e gli account social di Formez PA, raggiungendo così una platea piuttosto ampia di utenti. Abbiamo realizzato quasi 40 webinar, 38 di preciso, e abbiamo avuto oltre 17.000 partecipanti e sul nostro canale YouTube abbiamo avuto 20.000 visualizzazioni dei webinar che abbiamo pubblicato. Il gradimento è generalmente molto alto, si attesta intorno ai 4,4-4,5 su 5, che è il voto massimo che si può ottenere. Un riscontro decisamente positivo dunque, sia in termini di partecipanti che di feedback ricevuto dagli utenti. Tutti elementi che hanno contribuito e contribuiscono a perfezionare via via le azioni messe in campo da questa specifica linea di progetto di Italia Login. Visto i risultati in termini di gradimento dei webinar, abbiamo comunque pensato di metterli a disposizione, di pubblicarli all'interno della piattaforma Eventi PA in modo tale che siano comunque disponibili a tutti coloro che sono interessati ad approfondire queste tematiche, sia all'interno della pubblica amministrazione che all'esterno. E ci ha fatto capire anche come all'interno della pubblica amministrazione c'è interesse ad approfondire e ad acquisire competenze necessarie per realizzare il cambiamento della pubblica amministrazione dall'interno.